Sono partiti dall'aeroporto di Ciampino a Roma, diretti in Svezia, i primi 19 rifugiati eritrei, parte dei 22.000 che dovranno essere ridistribuiti tra i paesi europei dall'Italia. Per celebrare l'inizio dell'attuazione del piano europeo, il commissario Avramopoulos è volato nel nostro paese insieme al ministro per gli affari europei del Lussemburgo, Jan Asselborn, ed è stato accolto dal ministro Alfano. Nei prossimi 2 anni 160.000 rifugiati arrivati in Italia e in Grecia nel 2015 saranno ridistribuiti negli altri paesi. I criteri di selezione però spettano alle autorità europee. I ricollocamenti non sono decisi a livello volontario, starà la Commissione decidere dove saranno inviati e se i richiedenti asilo non saranno d'accordo con la nostra decisione allora dovranno rientrare nei loro paesi di origine. Nonostante i problemi all'orizzonte, l'Agenzia ONU per i rifugiati resta piuttosto ottimista sulla possibilità di procedere con lo schema di ridistribuzione approvato dalla maggioranza degli Stati europei. Il piano per la ridistribuzione dei rifugiati rappresenta un passo importantissimo verso la stabilizzazione della crisi europea, ma potrà funzionare soltanto se insieme a questo saranno costruite anche le strutture adatte nei punti di ingresso in Europa, oltre a quelle esistenti oggi in Italia. Are created above and beyond what we have in Italy. Insieme alle prime partenze in Italia, in particolare sull'isola di Lampedusa, è entrato in funzione anche il primo hotspot per la raccolta delle richieste di asilo e per la registrazione dei migranti in arrivo in Europa.